Allora, io credo che ci sono anche che ogni film della mia vita, ogni film in qualche modo appartiene a un turning point, c'è qualcosa di magico, non c'è, si diceva, la magia del proscenio, cioè c'è qualcosa di magico in questo lavoro che per magico non è, perché poi io sono una fervida credente, non che poi niente per caso, ma nel caso dell'arte, l'arte è qualcosa che ha a che fare profondamente con l'essere umano. Ogni film ha a che fare con uno snodo della mia vita personale, con una crescita, con un passaggio evolutivo. E ogni personaggio o è stato uno snodo di un passaggio che io stavo facendo, o è diventato il motore di un'evoluzione. O l'occasione per l'ennesima evoluzione. Io mi rendo conto che proprio anche il successo, no? Quando si parla di successo, come si raggiunge il successo? Per me ha a che fare proprio con l'evoluzione. Io ho visto tanti casi, no? Io veramente mi sarei stata rotta prima. Avevo bisogno di fare un'evoluzione da essere umano. Oggi so cosa, oggi so chiaramente cosa c'è alla base del mio lavoro, qual è il purpose che ha. Lavoro, perché l'arte senza un vero purpose poi non ha senso, quando è ancora contaminata da un elenco non raggiunge, non rilascia il messaggio universalmente in fondo. Quindi abbiamo bisogno di fare tutto il lavoro, pulizia di questo ego, delle fragili, delle piccole miserie che hanno fatto l'essere umano e evolvere in modo da lasciare sempre spazio alla persona che sarebbe, no? Perché fosse anche solo una donna che si è riconosciuta in Teresa Malatesta e si è agganciata a quella fede e l'ha riconosciuta io. Perché l'arte è un mezzo per illuminare gli occhi della gente, cioè l'arte sta a questa funzione. E questa è una cosa che io volevo realizzare nella vita, avere questo tipo di funzione, perché io ho una parte, io ho servizio. Quindi una cosa vai già accennato prima, quanto è importante per un'attrice studiare nuove situazioni, studiare il personaggio, arrivare sul set in modo consapevole o inconsapevole, poi ci sono tante tecniche, tante modalità anche di approccio al lavoro. Guarda, io so solo una cosa, questo lavoro è uno studio a 360 gradi. Che cosa vuol dire? Prima diceva delle ragazze dell'università, il mio vero lavoro è tenere allineato mente, corpo e spirito. Ok, sono i tre livelli in cui io devo sempre studiare. Devo studiare la psiche, devo studiare come si muove il corpo, devo studiare come si muove l'anima. No? Quindi per me è studiare tutto, è studiare dalla fisica, è studiare filosofia. Quando arrivo a questi esempi, ho fatto tanti magistrati. Studi casi, cioè fare la sede di Moro non voleva solamente dire fare la moglie del capo della scorta, voleva dire tornare a studiare il caso Moro, voleva dire studiare quelli, cioè studiare veramente, cioè, quella era una delle prime donne che diventava magistrato d'Italia. Cosa voleva dire a quel tempo? I casi, quanto ma che era, quanto era finita, no? C'era studiare sempre. Io continuo a studiare. Io continuo a studiare e studio anche con l'attrice, perché questo strumento, che è uno strumento umano, ogni 7 anni subisce delle trasformazioni, ogni 7 secondi subisce delle trasformazioni. Le circostanze esterne inficiano il bambino. Io ho il dovere di tenerlo vivo. E come faccio? Ti sembra, perché poi di fatto ce ne parla, no? Una specie di mania che trovo anche abbastanza coglioni sullo studio, sono la stessa. A tutti. Cioè, l'interno di questa cosa. Allora, bisogna studiare, prima di tutto, bisogna studiare. No, no, questo è importante che tu lo dica,